Noi manifestiamo sia per dire che c'è ancora tempo per fermare la crisi climatica, ma manifestiamo anche per dire che non si può fermare la crisi climatica senza giustizia climatica, quindi senza fermare subito il genocidio del popolo palestinese, che è fortemente legato a quello che sta succedendo a livello di guerre, delle missioni, ma soprattutto a livello di diritti umani. Noi come attivisti non possiamo pretendere di parlare di clima e fingere che non ci sia un genocidio. Quella è la prima cosa che va fermata. Noi sappiamo che il genocidio in corso in Palestina serve anche a garantire che qui arrivi il gas che Eni vuole estrarre dalle coste di Gaza. Serve anche per garantire lo sfruttamento di un territorio e di risorse. Il colonialismo, i piani di genocidio e di pulizia etnica servono a garantire questo sistema che da solo non sta in piedi e per esistere ha bisogno di sterminare nel sud del mondo per garantire che qua i prezzi della benzina rimangano accettabili.